Ma ciao a tutti gente, oggi com'è il clima in paese? Non tutti i bambini nascono uguali, alcuni per via di problemi davvero brutti si ritrovano con malattie o difetti fisici per tutta la vita. Altri semplicemente hanno caratteristiche, anche se non deformazioni del corpo, davvero uniche. E oggi andremo a vederne il più possibile in questa nuova classifica, in una nuova giornata luminosa e soleggiata. Non proprio, ma vabbè. Se avete dato un'occhiata alla pagina Instagram ufficiale del canale per qualche meme e curiosità, seduraiatevi che comincia una nuovissima top. Fu Wengui. Sfortunatamente questo ragazzo è chiamato il ragazzo giraffa, ha 16 anni ed è cinese, affetto da una rara forma di scoliosi, ha 10 vertebre invece di 7 come tutti gli altri. Quando esce di casa moltissimi lo guardano e sussurrano alle sue spalle. Il padre, infatti, è sempre preoccupato che si senta depresso o altro. È uno dei rari casi in cui questo tipo di scoliosi si presenta dalla nascita. I medici affermano che si tratta di scoliosi congenita dovuta a uno sviluppo anomale della colonna vertebrale e dalla cassa toracica e che quindi non è dovuto a una scorretta postura o a sforzi fisici. È semplicemente troppo sviluppato in parti dove non dovrebbe. Il peso del collo negli ultimi anni si faceva sentire fin troppo, causandogli seri problemi. Ma un ente benefico di Pechino nel 2018 ha provveduto a trovare i soldi per fargli fare un'operazione. Oggi il suo collo è ridotto e finalmente riesce a vivere una vita tranquilla, anche se comunque è diverso dagli altri. Fortunatamente nessuno lo prende più in giro come una volta. Ma sapete la cosa straordinaria? Che anche se era guardato male o sparlavano di lui, sorrideva sempre. Come detto prima, il padre era preoccupato, ma suo figlio non ha mai voluto smettere di credere in un bel futuro. Muhammad Kalim. Muhammad Kalim nel 2014 aveva 8 anni. La sua storia era diventata virale e tutti nel mondo lo conoscevano come il bambino con le mani più grandi. Soffriva di una malattia chiamata gigantismo localizzato. Parte del suo petto, le sue braccia e specialmente le sue mani sono più grandi del resto del corpo. Appunto queste ultime erano il vero problema. Pesavano 8 kg l'uno ed erano lunghe 33 cm. Aveva cominciato la scuola da poco, era contento. Pensava avrebbe fatto amicizia, si sarebbe divertito con qualcuno e vissuto delle avventure incredibili. Invece no, è nato in India e sin da quando ha aperto gli occhi la sua vita è stata un inferno, ma a scuola le cose sono degenerate del tutto. I compagni a volte senza alcun motivo dicevano «andiamo a picchiare quello con le mani giganti». Nessuno lo difendeva, nemmeno i professori lo toccavano per paura di essere infettati da chissà cosa. E nel suo paesino era chiamato il bambino demonio. I genitori non poterono fare niente, erano poveri e guadagnavano 20 euro al mese. E una volta sentito del bullismo a scuola hanno dovuto portarlo via e tenerlo a casa. La madre e il padre, oltre al lavoro normale, mendicavano per poter racimolare i soldi e andare da un medico per capire se era possibile fare qualcosa con un'operazione. Dopo molti anni ci riuscirono e dopo che la storia del ragazzo è diventata virale qualcuno ha fatto delle donazioni da ogni parte del pianeta. Ad oggi non si sa più cosa sia successo. Secondo le ultime notizie, prima di chiudere i contatti, Kalim era andato ad operarsi in un ospedale di Mumbai. Da lì però zero assoluto. Speriamo davvero ce l'abbia fatta. Lara e Mara Bauer. Molte sono le bambine o i bambini albini nel mondo. Nonostante sia una cosa rara, alcuni riescono a farsi notare per la loro inusuale bellezza. Come per esempio Snow White, che avevamo visto in un video precedente tempo fa. Una giovane bambina diventata modella quasi per caso. Ma in realtà non è la più famosa tra le bambine modello albine. Eccovi Lara e Mara Bauer, due gemelle brasiliane albine. Invece di avere quindi una carnagione più scura, sono praticamente bianche a causa dell'assenza di melanina nel corpo. La loro inusuale bellezza è stata notata da un fotografo Vinicius Terranova di nome, che le ha scelte per un progetto chiamato Fiori Rari, in cui appunto fotografando le due sorelle ha dimostrato al mondo che la bellezza non ha confini. Da allora sono state chiamate da sempre più agenzie importanti come Nike, Adidas e tante altre. Avevano 10 anni ai tempi, oggi ne hanno 16 e sono contente della vita che conducono. Vincent Okech. Questo bambino è affetto da una malattia che gli ha aumentato la misura delle gambe in modo disumano. È nato in Uganda e a 18 mesi qualcosa non andava e i genitori se ne erano accorti. I suoi arti inferiori erano davvero troppo grandi. Infatti, arrivato ai 10 anni, erano come zampe d'elefante. La famiglia, essendo molto povera, non ha mai avuto i soldi per poterlo far visitare da un dottore e operarlo.
indossava sempre vestiti da donna per potersi coprire e non ha mai imparato a camminare. Doveva strisciare da un posto all'altro, ma anche questo gli era fatale. Spesso si provocava fratture alle ginocchia cercando di fare qualche sforzo. Alla fine sembra che un dottore per i diritti umani di origini inglesi abbia deciso di intervenire, da quando il caso di Vincent è finito su internet. E forse c'è una possibilità di operarlo, così almeno gli altri bambini smetteranno di prenderlo in giro e potrà andare a scuola senza paura. E pausa quiz! Diamo la risposta all'incredibile domandona da 1 milione di like dell'ultima volta. Chi era l'uomo che costruiva gli aerei nel video con tale copertina? Ed era Bing Xu. Quest'uomo ha prima venduto il suo trattore per comprarsi gli strumenti e poi ha messo su dei progetti incredibili per aerei e elicotteri di piccole dimensioni, altrettanto incredibili. Per il prossimo quiz ci sentiamo al prossimo video, ma ricordate di dare una piccola occhiata al canale di gaming dove pubblicherò altre top, stavolta appunto sul gaming e qualche volta anche gameplay. Andiamo avanti allora. Lu Zihao. A soli 4 anni questo bambino cinese era il più grasso del mondo, alto 110 cm, pesava 62 kg ed era originario della provincia di Guangdong. I dottori credono sia un miracolo sia riuscito a sopravvivere così a lungo. I genitori più di una volta hanno provato a fargli fare una dieta, ma lui piangeva in continuazione e non la smetteva finché non sgranocchiava qualcosa. Quindi per risolvere una volta per tutte la questione decisero di portarlo in un centro specializzato che lo avrebbe aiutato a dimagrire ed evitare così ripercussioni in futuro sul suo corpo. Ad oggi non si sa molto di quello che gli è successo, ma a quanto pare la cura sta funzionando e sembra, secondo alcune fonti, aver perso un po' di chili. Olly Treziz. Questo bambino è stato nominato Rudolf o addirittura Pinocchio qualche volta, ma non c'è nulla di divertente in tutto ciò, perché ha una malattia chiamata encefalocelia, una rarissima condizione in cui, a causa di un problema genetico, le ossa del cranio non si sono fuse bene e quindi una parte del cervello è fuoriuscita dal setto nasale. Per spiegarla ancora più semplicemente, parte del suo cervello è nel naso e ha solo 2 anni. Ha dovuto sottoporsi a molti interventi che però non sono riusciti a modificare sostanzialmente il suo stato. Il problema principale era riuscire a respirare bene, visto che il cervello ha invaso lo spazio del suo naso. E su quello hanno lavorato i dottori. Alla fine sono riusciti a dargli un po' di pace, ma sembra crescerà con il naso deforme e con il cervello in quel punto, vivendo la sua vita con questo difetto. Alcune persone sono arrivate a dire alla madre che forse quel bambino non doveva nemmeno nascere. Ma lei non ha mai smesso di amarlo nemmeno una volta. Può avere tutti i difetti del mondo, ma è sempre suo figlio. In futuro dovrà stare attenta che non subisca urti al naso in modo da non danneggiare appunto il cervello. Ellie Medlock. Avete presente i neonati? In teoria alla nascita il loro peso massimo dovrebbe essere 2,5 kg. Ma il 12 dicembre nell'Arlington Memorial Hospital in Texas è nato Ellie Medlock, uno dei neonati più pesanti del mondo. Ma il 12 dicembre 2018 nell'Arlington Memorial Hospital in Texas è nato Ellie Medlock, uno dei neonati più pesanti del mondo, visto che la bilancia ha segnato 6 kg. Un vero e proprio parto da record quello che ha affrontato la madre, Jennifer, che non si aspettava un bambino così grande. La 42enne ha già avuto 4 figli e penso proprio che questo sia stato il più doloroso. I medici comunque temono da grande possa avere qualche problema di costituzione, ma con la giusta alimentazione dovrebbe andare tutto bene. Yeom Hyung-shin. Tutti sognano almeno una volta di essere immortali o comunque di non crescere mai, così da passare la loro vita sempre giovani e immacolati. Ma sarebbe davvero così bello? Provate a chiederlo al giovane, anche se non tanto, Shin di origine coreane. A prima vista sembra un bambino, ma in realtà ha 30 anni. Esatto, la sua è una malattia così rara che non è nemmeno stata definita con un nome, perché a quanto pare non è così pericolosa. Ha sempre la pelle liscia e morbida, non cresce e non crescerà mai. Ad oggi è alto 1,63 m e sembra le sue cellule non invecchino nemmeno a pagarle. O comunque lo fanno troppo lentamente. Come detto prima, per molti potrebbe sembrare un sogno, ma non per lui. È costretto a mostrare sempre, ma proprio sempre, la carta d'identità. Per esempio quando viaggia, o ordina alcolici, o in un ristorante, o addirittura quando deve entrare in una discoteca o un nightclub. Immaginate la faccia delle ragazze quando comincia a ballare vicino a loro. A volte nemmeno lo lasciano camminare normalmente. La sera per strada, perché i poliziotti pensano sia un bambino e che sia scappato di casa. Ha provato anche con la chirurgia plastica, ma non ha funzionato. Rimarrà giovane a vita.
Con questo concludiamo, spero il video vi sia piaciuto, iscrivetevi se non lo avete ancora fatto e noi ci sentiamo alla prossima, gente. Stesso posto, stessa voce e orario diversissimo.